Salve a tutti, benvenuti nel canale di Passione Uncinetto. La primavera è arrivata ed ecco a voi una mattonella con la margherita in 3D, guardate, rialzata. Ideale per tantissimi progetti. Io vi anticipo che uno già lo sto preparando. Prima di presentarvi i materiali e metterci al lavoro, vi volevo ricordare di iscrivervi al mio canale e di cliccare sulla campanellina per ricevere le notifiche dei miei prossimi video. In più, vi volevo invitare a seguirmi sulle mie pagine Facebook, Instagram e TikTok, e lì cercherò con dei post e delle storie di anticipare ciò che poi porterò qui sul canale e in più faremo dei sondaggi per decidere insieme i prossimi progetti. Se il video vi piace, lasciatemi un pollice all'insù e ora andiamo alla presentazione dei materiali. Per questo progetto utilizzeremo cotone lilla, bianco e giallo. Io in questo caso ho utilizzato il cotone fiocco, uncinetto numero 3 e un paio di forbici. Prendiamo il cotone giallo e facciamo un cerchio magico. Entriamo con l'uncinetto, prendiamo il filo, facciamo una catenella. E nel cerchio dobbiamo lavorare 8 mezze maglie alte, quindi una, due, tre, quattro, cinque, sei, sette e otto. Tiriamo la codina e stringiamo il cerchio. Rientriamo nel cappietto e ci chiudiamo con maglia bassissima nella prima maglia che abbiamo fatto, che è questa qua. Così. Facciamo una catenella aggiuntiva e possiamo tagliare il filo. Stringiamo e questa è la parte centrale. Contando la prima dopo la chiusura, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Quindi prima e ultima. Prendiamo il cotone lilla. Quindi in questo caso la margherita centrale la faremo del colore lilla. Quindi alterneremo come abbiamo fatte le prime tre. Allora, mettiamo il filo di chiusura da questa parte. Un pezzettino di codina del filo sempre da questa parte in corrispondenza, così ce li agganciamo direttamente. Entriamo nel primo punto disponibile, questo è l'ultimo, nel primo, così prendiamo il filo all'interno. Ora lavoriamo 3 catenelle. 1, 2 e 3. Due volte il filo sull'uncinetto, rientriamo nello stesso punto, le 3 catenelle ci hanno sostituito la prima maglia alta, dobbiamo fare altre 4 maglie alte, in tutto devono essere 5. Quindi questa è la seconda. La terza. La quarta e la quinta, quindi 5 maglie alte doppie o maglie altissime nello stesso punto. Prendiamo l'uncinetto, entriamo nella terza catenella 1, 2, 3, così.
Nella parte dietro entriamo nella solina, con il dito stringiamo e ci portiamo la solina qui nella terza catenella, così. E stringiamo e così creiamo la prima nocciolina. Quindi questo è il nostro primo petalo. Lavoriamo 3 catenelle, 2, 3. Di nuovo filo sull'uncinetto per due volte, quindi sempre maglie altissime. Ci portiamo le due codine dietro anche per quest'altro punto. Entriamo nel secondo punto e qui lavoriamo sempre 5 maglie altissime. La prima l'abbiamo fatta. Facciamo la seconda. La terza. La quarta, sempre nello stesso punto, mi raccomando. E la quinta. Quindi 5 maglie altissime nel punto successivo. Prendiamo sempre l'uncinetto, entriamo nella prima maglia che abbiamo fatto, entriamo nella solina che abbiamo lasciato, appena lasciato, stringiamo la solina così e nella parte dietro ci portiamo il filo direttamente nella solina nella prima. E abbiamo fatto il secondo petalo. 3 catenelle, due volte il filo sull'uncinetto ed entriamo nel terzo punto. Quindi dobbiamo continuare a lavorare i nostri petali in questa maniera. Punto su punto, in ogni punto lavoriamo 5 maglie altissime, poi sganciamo dalla maglia che siamo arrivati, entriamo nella prima e ci riportiamo la solina, 3 catenelle e continuiamo così. Ci rivediamo quando arriviamo all'ultimo punto. Fatti i nostri 8 petali, guardate, ho fatto le ultime 3 catenelle e mi aggancio, guardate qua, proprio dove iniziano le prime 3 catenelle. Nel punto di chiusura, praticamente della prima nocciolina, con maglia bassissima. Entro qui, mi tiro la maglia e chiudo. Una catenella aggiuntiva e posso tagliare il filo. E questo è il risultato del nostro fiore. Qui abbiamo le nostre catenelle di aggancio. Prima di continuare, tagliamo i fili sottostanti. Questo invece ora ce lo lavoreremo. E prendiamo il cotone bianco. Prendiamo il cotone bianco e ci sistemiamo nel frattempo la lavorazione. Questa è la codina finale. E la mettiamo qui nel primo archetto dopo la chiusura. Prendiamo un pezzetto di codina anche del bianco che stiamo per inserire, ci tiriamo il bianco all'interno, così comunque li agganciamo e lavoriamo 2 catenelle che in questo caso ci sostituiscono la prima maglia alta. Filo sull'uncinetto e lavoriamo altre 2 maglie alte, quindi in tutto 3 maglie alte. In questo primo giro e solo in questo, l'angolo lo faremo creato da 3 catenelle. Entriamo nuovamente nello stesso spazio e facciamo altre 3 maglie alte. Quindi abbiamo creato il primo angolo, formato da 3 maglie alte, 3 catenelle e 3 maglie alte. Filo sull'uncinetto
Entriamo nello spazio successivo, quindi nell'archetto successivo, e lavoriamo 3 maglie alte. 1, 2 e 3. Questa è la parte laterale. Filo sull'uncinetto, entriamo direttamente nell'archetto seguente lavorando l'angolo. Quindi 3 maglie alte. 1, 2 e 3, 3 catenelle e 3 maglie alte nello stesso archetto. 1, 2 e 3. Nell'archetto successivo lavoreremo la parte laterale, quindi 3 maglie alte. 1, 2 e 3. Quindi dobbiamo alternare gli archetti, in uno l'angolo e in uno il gruppetto di 3 maglie alte. Qui lavoreremo l'angolo. Nel seguente lavoreremo la parte laterale. 1, 2 e 3, quindi solo il gruppetto. Di nuovo l'angolo e stiamo per completare tutto il giro. Quindi facciamo le nostre 3 maglie alte, 3 catenelle e 3 maglie alte. Faremo qui la parte sempre le 3 maglie alte e abbiamo terminato la lavorazione del primo giro granny, della lavorazione granny. Ci chiudiamo nella seconda catenella iniziale con maglia bassissima. Sistemiamo la lavorazione, guardate, e abbiamo ottenuto il nostro quadrato. Rientriamo nella solina. E qui ci spostiamo con maglie bassissime, quindi entriamo nel punto successivo facendo una maglia bassissima e nel punto seguente facciamo sempre una maglia bassissima e arriviamo nell'arco facendo una maglia bassissima. Quindi arriviamo nel primo archetto. Ci rialziamo sempre con 2 catenelle che ci sostituiscono la prima maglia alta. Entriamo facendo altre 2 maglie alte. Quindi in tutto 3 maglie alte e da questo giro in poi, per quanto grande volete fare la mattonella, l'angolo verrà lavorato con 2 sole catenelle di separazione nell'angolo. Quindi 2 catenelle e 3 maglie alte. 1, 2 e 3. Senza catenella di separazione, mi raccomando, entriamo nello spazio dei 2 gruppetti e lavoriamo 3 maglie alte. 1, 2 e 3. Di nuovo 3 maglie alte, questa è la parte laterale. Quindi questo per me sarà l'ultimo giro della mattonella granny, però se voi continuate dovete sempre lavorare l'angolo con 3 maglie alte, 2 catenelle, 3 maglie alte e per ogni spazietto che vedete qui dovete lavorare un gruppetto di 3 maglie alte che nei giri successivi aumenteranno. Qui in questo caso sono 2, nel giro successivo saranno 3, sempre nella parte laterale, 4 e così via. Andiamo sempre nell'angolo e lavoriamo 3 maglie alte, 1, 2, 3
2 catenelle e 3 maglie alte. 1, 2 e 3. E poi continuiamo come abbiamo appena fatto per tutti i lati e gli angoli. Quindi ci rivediamo alla fine del giro. Arrivati qui alla fine, ci chiudiamo nella seconda catenella iniziale con maglia bassissima, facciamo passare il filo. Questa è la nostra mattonella terminata, guardate che bellina. Ha una misura di una mattonella classica granny, 7 cm, 7 cm e mezzo, poi tanto fa il filato che utilizzate, l'uncinetto e la vostra mano di lavorazione. Comunque all'incirca le misure sono qua, possono essere 7, 8. Potete farla grande quanto volete perché durante la lavorazione vi ho detto come fare, fate sempre l'angolo di 3 maglie alte, 2 catenelle, 3 maglie alte, per ogni spazietto lavorate il gruppetto di 3 maglie e man mano si ingrandirà la lavorazione granny. Quindi questo vale per tutte le mattonelle granny con questo tipo di lavorazione che non hanno niente comunque di particolare nella lavorazione classica. Ora noi faremo il bordino. Potete farlo e non farlo, perché se vi serve la lavorazione così classica, anche in base al progetto che volete fare, non fate il bordino che stiamo appunto per fare, non lo lavorate. Lasciate la mattonella granny così, potete fare magari un altro giro di un altro colore, comunque la potete lasciare semplice. In questo caso io ve l'ho presentata con il bordino di maglie basse e la faremo sempre utilizzando la tonalità del lilla. Quindi rientro nella solina, faccio una catenella aggiuntiva e taglio il filo. Stringo e possiamo prendere il lilla. Ecco. Qui ci inseriremo in una parte qualsiasi, non per forza nel punto di chiusura, qualche punto prima. Quindi io ho calcolato 2 punti prima. Prendo il filo, inserendo appunto il lilla. Faccio una catenella e rientro nello stesso punto e realizzo una maglia bassa. Tiro la codina del filo così stringo il punto, guardate. Ora così me la lavoro e mi lavoro una maglia bassa per ogni maglia che ho a disposizione. Quindi entro precisamente in tutte le maglie. Prendiamo, ecco, la maglia dell'angolo, lavorandomi una maglia bassa. E così, inserendo le 2 codine, finale e iniziale, e così le aggancio direttamente. Entro qui nell'angolo e lavoro 3 maglie basse. 1, queste codine le possiamo anche tagliare perché le ho agganciate, ok, così non ci daranno fastidio. Nell'angolo lavoriamo 3 maglie basse, quindi una l'ho fatta, 2 e 3, 2 catenelle e 3 maglie basse. 1, 2 e 3. Qui andiamo qui nel primo punto, dobbiamo proprio lavorare tutti i punti che si trovano nella parte laterale
e lavoriamo sempre una maglia bassa per ogni punto. Quindi continuiamo nell'angolo 3 maglie basse, 2 catenelle, 3 maglie basse, una maglia bassa per ogni punto e ci rivediamo quando arriviamo qui alla fine. Arrivati qui alla fine, abbiamo lavorato tutto. Ora chiudiamo facendo la solina di chiusura, quindi tagliamo il filo, lo sfiliamo, lo potete fare sia con l'uncinetto che con l'ago. Io ho a disposizione un ago abbastanza grossetto, ma non importa. Inserisco il filo nell'ago. Entro nell'ultimo punto, ed entro qui nella parte centrale prendendo anche, guardate, il punto sotto, così è una chiusura un pochino più rinforzata, così, e mi porto. Ho creato la solina, guardate, non si vede quindi la chiusura, e con l'ago stesso lo faccio passare in fra le maglie. Quindi nascondo anche il filo. Questo senza dubbio è un metodo per non far vedere la parte finale, che magari può essere fastidiosa facendola direttamente con la catenella. E poi agganciando il filo. Nascondiamo il filo tramite l'ago nelle maglie direttamente. Faccio passare il filo in diverse maglie, così lo nascondo. Qui abbiamo le codine sempre nella parte dietro, quelle che abbiamo agganciato, e in queste che abbiamo tagliato possiamo mettere un goccino di colla per tessuti per non tagliarle proprio cortissime. Quindi prendiamo un goccino di colla e sigilliamo piano piano la parte dietro, sia la parte iniziale che le codine, così. Sistemiamo la nostra mattonellina che già ci risulta perfettamente quadrata, guardate. E negli angoli questa lavorazione con le 3 maglie basse, 2 catenelle e 3 maglie basse, guardate, danno anche un tocco in più alla mattonella. Il tutorial è terminato, spero che il video vi sia piaciuto. Se è così, lasciatemi un mi piace al video e condividetelo. Se avete delle domande da fare, commentate qui sotto sulla mia pagina Facebook o Instagram Passione Uncinetto, io sarò lieta di rispondervi. Vi ringrazio come sempre di avermi seguita e vi do appuntamento al prossimo video.